Leggiamo nella prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 18. Cristo ha sofferto una volta per i peccati. Lui, giusto, per gli ingiusti, per condurvi a Dio. E ancora Salmo 86, versetto 5. Tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare e misericordioso verso quanti ti invocano. La misericordia del giudice. Più di 100 anni fa, in una cittadina di una provincia francese, il giudice teneva ogni tanto, con rito informale, una seduta di giustizia rapida. Un giorno un uomo fu accusato di aver rubato una grossa pagnotta. Quando il giudice gli domandò per quale motivo avesse agito così, egli spiegò confuso e pentito: «La mia famiglia aveva fame e non sapevo come avrebbero fatto oggi a mangiare». «La legge è legge», dichiarò il giudice. «Devo imporvi un'ammenda di 5 franchi». Il pover'uomo naturalmente non aveva denaro per pagare quella somma, a quei tempi molto elevata. Il giudice allora aprì il suo portafoglio e gli diede i 5 franchi perché potesse saldare il suo debito. In seguito la comunità fece tutto il possibile per fargli trovare un lavoro in modo che potesse provvedere ai bisogni della sua famiglia. Il fulcro del Vangelo è la croce di Gesù Cristo. Il suo messaggio è così semplice che anche un bambino può comprenderlo. Il Salvatore alla croce del Calvario ha preso il mio posto di colpevole davanti a Dio ed è morto per me. Se riconosco i miei peccati e credo che Gesù Cristo ne ha portato la pena davanti a Dio, allora tutto è pagato per me. La misericordia del giudice di questo racconto mi fa capire un po' meglio quello che è la grazia di Dio. Avrebbe dovuto condannarmi a causa delle mie colpe, ma è stato egli stesso a pagare. L'ha fatto per me, per te e per tutti quelli che credono e confidano in lui. Che il Signore ci benedica.